Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Dalle parole di Papa Francesco. Oggi possiamo chiederci: quali sono i venti che si abbattono sulla mia vita? Quali sono le onde che ostacolano la mia navigazione e mettono in pericolo la mia vita spirituale, la mia vita di famiglia, la mia vita psichica pure? Diciamo tutto questo a Gesù, raccontiamogli tutto. Egli lo desidera, vuole che ci aggrappiamo a Lui per trovare riparo contro le onde anomale della vita. Il Vangelo racconta che i discepoli si avvicinano a Gesù, lo svegliano e gli parlano. Ecco l'inizio della nostra fede: riconoscere che da soli non siamo in grado di stare a galla, che abbiamo bisogno di Gesù come i marinai delle stelle per trovare la rotta. La fede comincia dal credere che non bastiamo a noi stessi, dal sentirci bisognosi di Dio. Quando vinciamo la tentazione di rinchiuderci in noi stessi, quando superiamo la falsa religiosità che non vuole scomodare Dio, quando gridiamo a Lui, Egli può operare in noi meraviglie. È la forza mite e straordinaria della preghiera che opera miracoli. Gesù, pregato dai discepoli, calma il vento e le onde e pone loro una domanda che riguarda anche noi: perché avete paura? Non avete ancora fede? I discepoli si erano fatti catturare dalla paura perché erano rimasti a fissare le onde più che a guardare a Gesù. E la paura ci porta a guardare le difficoltà, i problemi brutti e non a guardare il Signore che tante volte dorme. Anche per noi è così. Quante volte restiamo a fissare i problemi anziché andare dal Signore e gettare in Lui i nostri affanni? Quante volte lasciamo il Signore in un angolo, in fondo alla barca della vita, per svegliarlo solo nel momento del bisogno? Chiediamo oggi la grazia di una fede che non si stanca di cercare il Signore, di bussare alla porta del suo cuore. Carissimi, vi auguro una buona e santa domenica. Dio vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.